Oggi vi racconto una bellissima storia. Lorena è una donna con dermatite atopica. Lorena ha sempre vissuto con la dermatite atopica da quando ne ha ricordo. Ha sempre vissuto quindi con un prurito incessante. Questa malattia le ha dato tanti problemi. Oggi Lorena lavora in una clinica per anziani e in questo momento così difficile, con la pandemia da Covid-19, Lorena, pensate, ha potuto indossare la mascherina per 8 ore continuativamente tutti i giorni in cui andava al lavoro. Questo per proteggere chiaramente le persone che lei accudisce, ma l'ha potuto fare anche perché ha ricevuto l'aiuto giusto, la terapia giusta. Per molte persone indossare la mascherina in maniera continuativa per molte ore al giorno è un problema, per alcuni è una vittoria. Mi riferisco alle persone con dermatite atopica. Pensate di vivere con un forte prurito tutto il giorno e tutti i giorni della vostra vita. La dermatite atopica è una malattia infiammatoria della pelle. L'infiammazione della pelle crea un costante senso di prurito e il grattamento provoca delle ferite, delle lesioni sulla pelle. Proprio per questo la dermatite atopica è caratterizzata non soltanto da un problema fisico, da un problema fisiologico, ma anche da un problema psicologico, perché le persone con dermatite atopica vedono a volte segni di emarginazione da parte degli altri. Il 50% degli adulti con dermatite atopica, infatti, ha avuto sintomi di ansia o depressione e un terzo ha subito discriminazioni in ambito lavorativo da parte dei colleghi di lavoro. I giovani poi soffrono particolarmente dei problemi che la dermatite atopica, soprattutto quelli psicologici, porta con sé. Pensiamo che il 66% dei giovani con dermatite atopica si è autoisolata, vive in casa e cerca di uscire il meno possibile. È proprio per combattere lo stigma sociale che le persone con dermatite atopica esperiscono che Andea si fa portavoce dei loro diritti. Sensibilizzare le istituzioni sul problema dermatite atopica è uno degli obiettivi fondamentali di Andea, come anche quello di incentivare la ricerca, perché è soltanto attraverso la ricerca che possono nascere nuove terapie e nuove soluzioni per le persone che soffrono di questa patologia che spesso è invalidante. Per alleviare questo prurito, le persone con dermatite atopica devono spalmare sulla loro pelle creme idratanti ed emollienti. Purtroppo questi presidi sono a totale carico delle persone con dermatite atopica. Oggi, 19 ottobre, è la giornata nazionale della dermatite atopica. Andea, da oggi e per le prossime settimane, coinvolgerà esperti, studiosi, psicologi, medici, per cercare di sviscerare quali sono i problemi e quali possono essere le soluzioni per le persone che soffrono di questa patologia. Conoscere la dermatite atopica significa capire l'umanità che c'è dietro quelle persone che portano i segni di questa patologia. E se impariamo a rispettarci al di là dei segni che portiamo sulla nostra pelle, ebbene questa sarà una vittoria per tutti.